Lo slogan che campeggia sui manifesti del Partito Democratico è Primavera, disegniamo il futuro della città. Insomma, preannuncia un impegno politico non indifferente per la città di Arezzo. Sì, è primavera, è la campagna che inizia il percorso verso le amministrative 2025 e lo fa con questi criteri. Il primo è sicuramente quello del coinvolgimento e la partecipazione. Noi vorremmo che questa iniziativa fosse a disposizione di tutti ed è aperta a tutti quelli che vogliono dare un contributo e partecipare. Abbiamo scelto di dividere per 10 temi, 10 grandi temi, dall'urbanistica, al disegno della città, fino alle politiche sociali. Luoghi di confronto dove insieme costruire le proposte per il 2025. Diciamo che i problemi non mancano in questa città. Sì, diciamo, noi abbiamo provato a mettere oggi il punto su 3 questioni. La prima è quella più una questione strategica di cui si parla da tanto, di cui c'è una campagna aperta, ad esempio del Comitato Sava, cioè quella dell'alta velocità e la stazione dell'alta velocità ad Arezzo. Beh, noi abbiamo il centro-sinistra, il Partito Democratico ha una posizione sola, quella espressa dal Presidente della Regione Eugenio Giani, che abbiamo espresso noi ormai da tanti anni, cioè che la localizzazione è Rigutino. Dall'altra parte il centrodestra ha 4 posizioni, quello del Sindaco di Cortona, del Sindaco di Arezzo, del Presidente della Regione Umbria e di Matteo Salvini, che non coincidono. Ecco, per noi governare significa, sulle opere strategiche vuol dire che significa che su Arezzo si sceglie, si fa un investimento, perché questa città ha bisogno di questa infrastruttura, soprattutto per il capitale umano che esprime. La seconda è la questione che riguarda i lavori pubblici. Non è semplice tenere aperti tanti cantieri in città. Qui c'è un record, sono tutti chiusi. Quello emblematico è sicuramente quello della rotonda di Via Fiorentina, che dal 2015, le elezioni amministrative, da quale si è pensato di iniziare questo percorso dire, complesso di viabilità, ancora oggi, dopo 8 anni, quello diventa sostanzialmente una pozza e fermo. Ecco, questo, diciamo, è l'immagine dei lavori pubblici in città di fronte poi a quello che vedete, che si vede quotidianamente, strade ormai ridotte a colabrodo, e noi abbiamo continue sollecitazioni da parte dei cittadini di chiedere, interrogare il comune rispetto alle opere di manutenzione semplice che vengono richieste. Terza questione è la questione educativa. Noi siamo al fianco dei genitori, delle maestre, delle famiglie che oggi hanno la necessità di avere una risposta in una città che vive momenti, come dire, di paura con la questione baby gang, ma come dire, una realtà, c'è una realtà ancora più profonda, cioè oggi siamo la città penultima nelle classifiche per abbandono scolastico. Ecco, questo noi su questo dobbiamo sicuramente fare una grossa riflessione e delle azioni concrete che l'amministrazione però non fa. Terza questione è questione politica. Noi questa iniziativa la mettiamo a disposizione della città e vogliamo costruire un'alternativa da qui al 2025, perché oggi il centrodestra ha un leader politico che si chiama Francesco Macri. Nel bene o nel male è lui che deciderà il sindaco del 2025 ed è lui che di fatto guida la destra in questa città e governa la città. Noi riteniamo che con chi ci sta vogliamo costruire un'alternativa a quelli che pensano che questo modello di governo, che queste scelte strategiche deboliscano la nostra comunità e che quindi dobbiamo provare ad aspirare a qualcosa di meglio.